Thank you.
Buon pastore e
sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo nella gioia dei tuoi santi. Ogni paese, ogni città, ogni diocesi
circostanza si organizza perché grande l'onore di avere Gesù presente realmente, veramente, in corpo, sangue, anima e divinità, nel sacramento dell'Eucaristia, che passa per le strade, che benedice le case, che raccoglie le attese e le lacrime, che consola e che dà speranza e fiducia. Ma quest'anno, ecco, non è così. Però, nonostante tutto, il nostro cuore è pieno e colmo di un'intima gioia, almeno per due motivi. Il primo, ce lo siamo già detti giorno 10, all'inizio della festa in onore di San Vito. Queste giornate sono come il seme messo nella terra, sono come il primo raggio di sole dopo una terribile tempesta. Queste giornate che ci vedono nuovamente raccolti nelle chiese intorno all'altare vogliono incoraggiarci, perché le cose, con l'aiuto di Dio e con la nostra anche buona volontà e il nostro impegno, un po' alla volta andranno sicuramente meglio. E l'essere privati di alcune cose, ecco, ce ne fa apprezzare di più il valore, per cui avremo modo anche di onorare Gesù pubblicamente negli anni a venire con tutto il nostro entusiasmo, mantenendo fede anche a tutte le tradizioni di questa città. Ma c'è un altro motivo che ci fa ben sperare e che ricolma il nostro cuore di gioia, che proprio la privazione della partecipazione all'Eucaristia forse ci sta facendo capire ancora di più la sua importanza. Certo, non possiamo definirlo un profeta, ma un grande uomo, un grande prete, uno straordinario vescovo, un papa gigantesco, sì. Quando fu eletto Sua Santità Benedetto XVI nel 2005, poi dovette presiedere il suo primo Corpus Domini e per la prima volta come vescovo di Roma, come papa, ecco che nella solennità del Corpus Domini di quel 2005, egli, parlando alla città di Roma, innanzitutto presentò l'Eucaristia e la giornata anche del Corpus Domini come un evento contrassegnato da tre movimenti: il raccogliersi, poi il mettersi in cammino e poi lavorare. Ma alla fine di quella sua riflessione, egli aggiunse questa riflessione. Disse: il Signore che ha preso proprio la nostra carne, quindi non solamente il fisico, nella parola carne sappiamo bene cosa era giusto. Gesù ha preso tutto quello che appartiene alla natura umana, ha condiviso, ecco, il nostro modo di pensare, di ragionare, le nostre necessità. Ecco, il Signore che veramente si è fatto uomo per garantirci la sua presenza ha scelto un modo veramente umano, ed è quello del rito. Guai a perdere di vista la bellezza, la sacralità e l'importanza di un rito. Questa parola forse oggigiorno, ma ci sa un poco di muffa, però stasera vorrei con voi riscoprirne brevissimamente la bellezza. Perché? Molti di voi qui presenti in chiesa sono sposati e prima di essere sposati sono stati fidanzati. Io penso che nel periodo del fidanzamento ci sono stati dei riti. Il semplice appuntamento è un rito. Ci troviamo al solito posto, alla solita ora, perché dobbiamo fare la solita passeggiata, perché quel rito ci dà la garanzia di farci stare bene. Soprattutto chi c'è i capelli bianchi non ce li ha proprio, quando non esistevano i cellulari, c'era bisogno di questa ritualità. Una volta mi trovai a benedire addirittura un 60° di matrimonio. Stavo predicando a Campagnano in occasione dell'Annunziata e questa coppia era allettata, marito e moglie, tutti e due a letto. Però chiese in quella giornata la benedizione 60 anni di matrimonio. Beh, non è una cosa proprio che si raggiunge tutti i giorni.
E dopo aver pregato, aver benedetto, aver giocato, aver gioito con questi sposi, chiese alla moglie: ma nell'anniversario di matrimonio che ti ha regalato tuo marito? Era una domanda forse sciocca, perché il marito stava proprio a letto, cosa le poteva regalare? La risposta fu sorprendente: mio marito anche quest'anno si è procurato lo stesso regalo, perché per 60 anni mi ha fatto lo stesso regalo. Curioso, che ti ha regalato? Io pensavo, chissà che cosa, una cartolina, perché da quando ci siamo sposati ogni anno mi portava la cartolina di una città e mi diceva poi l'anno prossimo ti porto. Ho raccolto 60 cartoline e non mi ha mai portato fuori da Campagnano, però quel rito era stato rispettato. In quella cartolina, in quel rito, c'era la certezza che dopo 60 anni lui la stava amando e lei, contenta per quella cartolina, dichiarava il suo amore al marito. Noi abbiamo bisogno di un rito per avere la certezza che un'altra persona ci sia. Ecco l'Eucaristia. Gesù nell'ultima cena ha anticipato l'immolazione della croce, e questo poteva farlo solo lui. Però per far sentire ai suoi apostoli la certezza della sua presenza, diede il comando di perpetuare quel rito, quel gesto, per sempre. Fate questo in memoria di me. E ogni qualvolta un sacerdote, giovane o anziano che sia, sale i gradini dell'altare e pronuncia quelle parole di Gesù e compie quei gesti di Gesù in una celebrazione che è codificata dalla maternità e dalla santità della Chiesa, noi abbiamo la certezza che Gesù è in mezzo al suo popolo. Noi oggi possiamo stare col cuore nello zucchero perché questo rito si rinnova e Gesù è veramente in mezzo a noi. Però resta un'altra domanda sulla quale dobbiamo fermarci. Signore, abbiamo la certezza che tu ci sei, ma a chi ci serve la tua presenza? Noi in fondo già ieri sera l'abbiamo detto: la presenza del Signore può essere ignorata o può essere accolta. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato risponde a questo interrogativo. La presenza di Gesù è come la presenza dolcissima di una mamma in una casa. Perché? Che cosa fa la mamma? Di solito il papà, per la loro divinità, per il loro carattere e per la loro illusione, pensano che quando hanno detto una cosa al figlio hanno fatto tutto, è vero, hanno risolto i problemi del mondo, perché io glielo ho detto una volta, ma quella parola probabilmente non serve a niente. Invece le mamme sanno che per formare i figli hanno bisogno di una santa costanza, la stessa cosa te la devono dire 100 volte al giorno, 100 volte moltiplicate per i 7 giorni della settimana, poi moltiplicate per i 365 dell'anno e per tutti gli anni, fin quando la mamma rimane in vita. Perché c'è bisogno di formare quella creatura? L'Eucaristia che cosa serve? La certezza di questa presenza che cosa serve? Capitolo 6 di San Giovanni. Gesù dice: guardate che voi dovete mangiare me, cioè dovete mangiare la mia presenza, dovete ruminare la mia parola e il fatto che io ci sto in mezzo a voi, perché solo facendo questo voi sarete formati e diventerete un poco alla volta come me, nel tempo, gradualmente, grazie alla bontà e alla pazienza di Dio, ma anche al vostro impegno. Noi mangiamo forse una volta all'anno, io almeno 3 volte al giorno ci sembra, ma penso che ognuno di noi. Ebbene, e questo è il senso del capitolo 6 di San Giovanni. Il Signore che parla e che dice: avete bisogno di nutrirvi costantemente di questa mia presenza, perché solo stando a contatto con me che mi capirete, mi amerete, mi seguirete, diventerete proprio come me. Voi mamme che tenete i figli adolescenti, ma non è vero che i figli poi diventano simili agli amici che frequentano? Penso di sì, ne assumono gli atteggiamenti. Se il
l'amico si fa i capelli, mio figlio si fa i capelli così. Se l'amico esce e va all'anima destra, mio figlio vuole andare all'anima destra. Se invece l'amico va in chiesa, probabilmente mio figlio andrà con lui in chiesa. Perché gli amici si invitano a godere di questa presenza di Gesù, significa diventare un poco alla volta come l'amico. Antoine de Saint-Exupéry, in quel meraviglioso libro del Piccolo Principe, la volpe che dice al Piccolo Principe: dobbiamo diventare amici, ma allora devi addomesticarti, e per addomesticarti c'è bisogno di un rito, e questo rito ti farà avere il desiderio di me, e questo rito in me metterà l'attesa, il desiderio di te, ma poi diventeremo simili e non potremo fare almeno l'uno dell'altro. Ecco il senso, il fine della festa del Corpus Domini. Ma questo fine finisce con la morte? Gesù, che è vero Dio, non poteva limitare un regalo così bello alla fine dei nostri giorni. Questo rito, la certezza di questa presenza, questo amico che ci parla e ci trasforma, niente di meno ci ha fatto una promessa straordinaria. Chi mangia di me ha la vita eterna. Non ha detto avrà la vita eterna, ha detto ha la vita eterna. Cioè anticipa già qui quella gioia che sa che è nel paradiso, ma contemporaneamente, nutrendosi di me, è come se stessi aprendo una finestra sul paradiso, già lo sta vedendo, e poi ci arriverà. Per cui l'Eucaristia ci accompagna all'eternità, tanto che nel linguaggio liturgico l'ultima comunione che si dà a un ammalato, a un moribondo, si chiama proprio viatico, perché è Gesù che accompagna quel figlio, quel fratello, quella sorella per entrare nel regno dei cieli. Oggi ci viene dato il pegno della gloria futura, pignus future gloria nobis dato, così tante volte cantiamo con le parole di un testo che si chiama Osannam Dominum. Ebbene, noi celebrando l'Eucaristia, vivendo questa solennità, abbiamo la certezza che, nutriti di Cristo, ci stiamo preparando niente di meno al Santo Paradiso. Allora, pieni di questa gioia, vogliamo ringraziare il Signore per questa solennità, per come ce la sta facendo vivere. Se consideriamo che Pasqua e le chiese erano chiuse, viva Dio che almeno stasera 100 persone possiamo stare qui raccolti, e poi speriamo per il futuro, ringraziamo il Signore che ci ha portati alla vigilia della festa di San Vito, che ci sta immettendo nella gioia della solennità del nostro patrono, e alimentati da questa parola ancora di più possiamo levare al Signore, per intercessione del nostro celeste protettore, una preghiera speciale, come già stato ricordato all'inizio, per il nostro fratello Gaetano, non ischitano di origine ma di adozione, che ad appena 44 anni per il incidente è stato strappato dalla scena di questo mondo ma catapultato nel giardino del cielo. Vogliamo pregare il nostro San Vito perché lo prenda sotto la sua protezione, lo abbia con sé al cospetto dell'Altissimo, e per i meriti del nostro martire possa questo nostro fratello sedere alla tavola del cielo nella gioia dei santi del Signore. Amen.
misericordia ci ha adorato in Gesù, il Padre di Eterno, crediamo con fiducia le nostre supplite per la Chiesa e per il mondo intero. Preghiamo insieme, diciamo, nutrici Signore con il pane di vita eterna. Nutrici Signore con il pane di vita eterna. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché l'Eucaristia sia in amore arriva per coloro che Gesù è venuto a servire e non ad essere servito. Preghiamo. Nutrici Signore con il pane di vita eterna. Per la Chiesa, perché celebrando ogni giorno l'Eucaristia, tragga nuovo ardore per annunciare la morte e la risurrezione di Cristo fino alla sua venuta. Preghiamo. Nutrici Signore con il pane di vita eterna. Amen.
e le offerte che ti presentiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Che il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Tanto il nostro cuore. Sono le nostre grazie. Diamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. Veramente, cosa buona e giusta. Nostro dovere e forte sia questa. Rendere grazie sempre ogni luogo a te, Signore Padre Santo, di ogni potente e misericordioso, per Cristo nostro Signore. Sacerdote, vero ed eterno, e l'istituire l'origine del sacrificio verde, a te il primo si offrì vittima di salvezza, e comandò a noi di perpetuare il divino profeta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato e il nostro cibo che ci dà forza, il suo sangue per noi versato e la bevanda che ci redime da ogni colpa. E questo mistero del tuo amore, con la mia ragione dei santi, andiamo con gioia l'inno della tua gloria. Ricordi, parla, chiesa di
tanti vivo la tua gloria. Per Cristo, Cristo e Cristo, a te, Giovanni, il tuo potente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
santificato. Godi, Signore, di quel potere per aperti della tua vita divina nel confine eterno, che già hai fatto e gustato in questo salvamento del tuo corpo e del tuo sangue, che vivrà nei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Mi ricordo che Gesù ci manda esposto in mezzo a noi, quasi a soffrire alla mancanza di processione. Allora ecco, raccogliamoci veramente in preghiera per chi può, anche se l'invito è per tutti. Presentiamo al Signore sempre il nostro grazie, perché è presente in mezzo a noi, è la persona con cui ci possiamo confidare per prendere anche le nostre vene, i nostri desideri. Soprattutto il nostro grazie perché siamo entrati nella fase terza di questo periodo di pandemia. Che il Signore ci voglia liberare ancora per intercessione del nostro Santo Patrono Vito da questa terribile pestilenza dei nostri giorni. E alle 21:30 canteremo i Veni Vespri in onore di San Vito. Domani mattina la prima messa alle 6, perché deve andare a lavorare alle 7, alle 8, alle 9, alle 11 ci sarà la messa presieduta da Sua Eccellenza Vescovo, una messa alle ore 13, poi alle 17, 18, 19 e 20 e 21:30. Perché tutte queste messe? Perché avete visto che tanti nostri fratelli sono rimasti fuori. Quindi per rispettare la norma e rispettare le distanze sociali, ecco, abbiamo aumentato le messe. Tutti per benevoliamo. Domani festa di precedo, si diceva una volta. Abbiamo l'obbligo di dire la messa, non prima di dire grazie al Signore. Quindi troviamo un'ora da dedicare a lui per dirgli grazie del dono che ci ha fatto in questo giovane.